pagato e farlo votare, che era fatto popolo. Anche quando la gente diceva che Pace non era all'altezza di poter sostenere, fare il presidente della regione, io invece ho litigato con tutti quanti. E nella zona, perché di gente che Pace era uno dei migliori, no? Allora, poi parliamo della viabilità, la strada, e ci facciamo rientrare anche quel ponte Piano di Sacco, chi chiuso, no? Giorgio che io a bonifica. Perché oggi sembra che siano riniziati i lavori. Oggi? Ho visto in funzione lì. Ho visto i camion, ho visto le cose. Quindi speriamo, no? Buone. Poi la diga, negli ultimi giorni si è ricominciato a parlare di diga. Come io, ho fatto una diga e io sono telefonato a Teramo. Senti, io non riesco a prendere la linea con sospiri. Ti vuoi interessare a Cucciolita? Allora mi ha risposto, mi ha detto, lo faremo interessare la Castellana, in modo che a Roma si vedono e posso discutere su questo. Dice, ripartiremo proprio da Bisenzio per poter risolvere questo problema di questa strada, Vomano fino a Pescara. Ma questa benedetta strada, quando la faremo? Io ho 20 anni che litigo per questa strada. Ho litigato con Locca Salina, 20 anni che litigo per questa strada. Quando Salina faceva il vicepresidente, quando Salina ha fatto il presidente della regione. Perché nessuno ha capito l'importanza di questa strada. Questa strada, c'è cioè tutta la cascata della montagna che va verso la Val Pescara. Al contrario, la Val Pescara per andare a Roma transita di qua. Non traccia dall'altra parte, questo è l'importante di questa strada. E i politici la devono capire che questa strada è molto importante e devono fare le opere dove costano poco e fa comodo a tutti. Non si deve fare le opere faraoniche come si faceva un tempo, ai tempi di Andreotti, ai tempi di Gaspar, ai tempi di tutti questa gente che poi non venivano mai ultimati i lavori. Va bene così, bene. Allora, il microfono può rimanere così fermo là? No. Oh, come va buono, quindi. Come siamo seduti, così va bene? Va bene, voglio dire, domani sera a Erice. A la cosa. Che c'entra? Perché Erice per la mattina la diga sul fino. Che sarà Isla? No, forse perché interessa l'acqua della diga, perché, ma come interessa Elice, perché fa parte a Pescara, interessa tutta la parte a Pescara questa diga, mi chiede, è ora che si faccia, ormai è un ventennio che si litiga, ma la diga si farà solo se interessa Pescara, perché altrimenti non si farà. Va bene, aspetta. Buonasera cari telespettatori di TVN, questa sera la nostra trasmissione itinerante si trova a Bisenti, nella Valle del Fino, e a parlare con un personaggio direi di grandissimo rilievo, un personaggio storico in questa valle, ma soprattutto in provincia di Teramo, ma possiamo dirlo, conosciuto un po' in Abruzzo e non esagero dicendo in tutta Italia. Massimo Di Rocco, veterano della politica, ma anche del folklore, delle abitudini folcloristiche di questo paese, è riuscito a far conoscere Bisenti alla Valle del Fino, in tutta la provincia di Teramo e in tutto l'Abruzzo. Un uomo che, possiamo dirlo, visto che, come potete tutti notarlo, si trova in ottima forma, ha 81 anni, complimenti innanzitutto. Grazie. Ma noi stasera vogliamo parlare di politica. Da 2 anni a questa parte la regione Abruzzo, per la prima volta nella storia di questo ente comunitario, si trova ad essere governata da un governo, da una maggioranza di centrodestra. Il presidente della regione, Giovanni Pace, sembrerebbe disponibile ad ascoltare le problematiche della Valle del Fino e di Bisenti, però pare che ancora dopo 2 anni la sua presenza non è stata
insomma, qui presente in questa zona, Bisenti, nella Valle del Fino. Come te lo spieghi e come vedi questa situazione regionale in questo momento? Io penso ormai a 20 anni, era ora che una volta per sempre la destra avesse sbocciato a fare qualcosa di diverso di come ha amministrato nel passato il centro-sinistra. Mi aspettavo qualcosa di più. Avete fatto un convegno voi giovani e noi più anziani lo abbiamo intervenuto per non interrompere le vostre iniziative, perché va ammirato quando i giovani prendono le iniziative e va cercate di tenerlo sempre in alto per fargli imparare molte cose. Ora, siccome mi avete detto che avete invitato anche il Presidente, avete invitato anche Rocco Salini, allora il Presidente non è venuto perché ci stava Rocco Salini, per cui io forse non ce l'ho fatto venire Rocco. Ora, questa strada è molto importante, quando si parla di viabilità, è molto importante. Noi abbiamo una strada, vedi, che ai tempi viaggiava la carrozzella con il topolino o con il balilla. Oggi invece su questa strada transita decine di centinaia di macchine, di autotreno, di tir, di macchine a non finire. È diventata pericolosissima questa strada. Penso che a un momento questi politici ti terranno conto. Io vorrei che Pace venisse un giorno, facesse questa strada e si fermassero a Bisenti per fargli vedere tutto quello che succede, il malefatto di questa gente, che è stato nel passato e attualmente, che sono sempre loro che comandano, perché ai posti qui di chiavo ci stanno ancora la sinistra che non si rendono conto perché dell'errore che sta facendo. Quindi a un momento invitate ancora il Presidente della Regione, fatelo venire qua per cui ne discorremo, perché c'è un'amministrazione che non è di destra, si è camuffato sotto la destra però non è di destra. Tu sei dichiaratamente di centrodestra, sei orgoglioso, però abbiamo saputo nella storia di questi anni che hai dovuto confrontarti molto spesso con uomini di centrosinistra per essere ascoltato, per far valere le tue ragioni, che poi erano le ragioni della Valle del Fino, ossia far spostare il progetto della viabilità, stiamo parlando della Fino-Vomano, dal vecchio tracciato, quello che passa nella zona di Troiano, a quello nell'attuale progetto, quello che la provincia ha abbracciato in toto e che ha già finanziato per una piccola parte, ma importante direi. Quindi tu hai dovuto confrontarti con persone dell'alto tuo schieramento, perché forse quelli di centrodestra non capivano quello che tu volevi dire. Allora, e allora ora rimpiangono forse. E allora, vedi, questa strada è incominciata dall'80, dal 79, vedi, ha fatto un convegno qua col Presidente della provincia allora, Rocco Salina. Difatti ci stava all'opposizione un certo professore lettiere del Movimento Sociale Italiano, e la sera a Bisenti, nella sala comunale, gli ha detto, questo consigliere di destra, ha detto: caro Salino, io mi auguro che questo progetto non rimane nel cassetto. E di fatto tutt'oggi quel progetto è rimasto nel cassetto. Finalmente se n'è andata la regione, poi è successo quello che è successo, quindi hanno sbaragliato tutti i regionali, quindi ha fatto la fine della Volpe. Quindi, a un momento, quindi, con la nuova amministrazione, anche di sinistra, io ho avuto delle discussioni sia col Presidente della provincia, con tutti quanti, siamo riusciti a portare la strada dove si dovevano passare dal primo tempo in cui da Vomano fino a Pescara. Perché siamo riusciti a riportarla là, era una strada, un'opera che costa di meno e non di più. Loro volevano fare le strade faraoniche dove ha colto la frega di soldi di più, per poi per fare che cosa? Perché ci stanno 4 persone in quella zona. Questione politica, perché questione di clientelismo, ma non la strada che faceva comodo a tutti. Questa è una strada dove c'è tutta la cascata della montagna, non poco, ma sono tanti i cittadini, quindi, cominciando da Isola Cretara, dalla montagna, e tutta la gente per Pescara, basta di qua perché è la strada più breve e più comoda. O viceversa l'altra parte, mi chiedi, qua a Pescara per andare a Roma, transito di qua. E una volta per sempre questo finanziamento, io ho parlato pure col Presidente dell'ANAS,
Danciolino, e dice, beh, vediamo, beh, proviamo, poi questa estate, quest'anno dovrebbe ripassare alla provincia, poi vedremo, ma quando vedremo? Qua passano 10 anni, 12 anni, 20 anni e la strada non si risolve. Ma a un momento ci decidiamo a sistemare questa strada, una volta per sempre, ma che vogliamo fare? Qua, se raccontiamo questa strada alla gente, per fare 30 km si impiega un'ora di strada, un'ora di tempo. E la gente si mette a ridere, è possibile 30 km, ci vuole un'ora. La gente dice, ma che sono pazzi questi? E purtroppo, perché sono tutti tornanti, e non si fa meno di un'ora. Comunque, sembrerebbe strano che in un momento politico a noi favorevole, parlo alla Valle del Fino, dove tutti i comuni sono governati da uomini, così dicono loro, di centrodestra, e la regione governata dal centrodestra non abbia potuto in questi anni trovare un accordo per la realizzazione e il finanziamento di questa strada. Poi ricordiamo, la Valle del Fino ha dei rappresentanti autorevolissimi, prima alla regione Roccosalini, ora al Senato, Tonino Di Saverio, ora in regione, ma anche altri rappresentanti teramani hanno espresso interesse verso questa viabilità. Ricordiamo Marco Bacchion, assessore regionale, Paolo Tancredi e tanti altri. Ma come mai questa strada non parte, non si fa? Io credo ciecamente veramente, ci credo veramente, credo proprio a Pace, perché se Pace prende questa iniziativa, la strada si farà. Finché ci sta Bacchion, ho discusso pure con Bacchion, ma mi dispiace, Bacchion non è all'altezza, non può capire certe cose, maggiormente ancora Di Saverio, alla cultura, non può capire l'importanza dei lavori pubblici, perché se la messa la cultura non può capire i lavori pubblici. Quanti mi parli di amministrazione? Ma queste sono le amministrazioni che non sanno stare e non sanno amministrare, perché non lo vedo, una volta non è andare alla provincia, non lo vedo di andarci, alla regione non vedo di andarci, a Roma non vedo di andare, perché forse non conosce le strade, né per l'acqua, né per Roma, né per terra, non lo so. Quindi come fa amministrare questi amministratori che chiamo noi? Eppure, io ho detto meglio che se ne vada, così anticipiamo i tempi. Eppure sono amministrazioni come quella di Bisenti che hanno vinto con un largo consenso elettorale. Come mai i cittadini hanno scelto questa parte politica così esplicitamente, ossia dando un consenso così largo? 1000 e più voti sono stati dati. Hanno preso più voti, non perché, è perché l'altra colazione non ci stava la gente all'altezza di poter amministrare, e la gente ci credeva che questi fossero più capaci delle altre liste, e la gente gli hanno votato, quindi ci ha creduto. Però un buon momento, dopo un po' di tempo, la gente si sono ribellata, si sono ricredute che non sono all'altezza di poter amministrare un paesino come il nostro, perché il nostro paesino è bello, si potrebbe ottenere tanti turisti, si potrebbe tenere tanti movimenti che non abbiamo avuto, perché non è all'altezza di creare problemi, e mi chiede, non c'è una prologa efficiente, non c'è una amministrazione efficiente, ecco qua il risultato. E quindi sarebbe costretto a scomparire. Qua è venuto un paio di ditte che volevano installare delle fabbriche, e per scopo il sindaco, qua, non lo so se posso, come le posso definire, se difendono il gravattaro gli strozzini, perché non ha voluto una ditta come Lazzarone, quindi ha fatto un grande industria a Scorazzano, quindi è venuto qua, ne voleva fare un'altra, gli amministratori ha detto no, e se n'è tornato a Colladara e ha fatto un altro stabilimento a Colladara, e noi siamo rimasti a bocca asciutta. La nostra gente sta senza un lavoro, non c'è un'azienda qua che produce, perché ma c'è un'azienda che lavora gli 21 e poi non paga, o poi magari paga con il 50% di stipendio in meno. Questo è il risultato di questo paese. Mica si guarda all'interesse, alla collettività di tutti, no, qua si guarda a un singolo e basta, perché tutti quanti hanno da divertirsi o da proteggere il proprio orticello, e vi dicevo, questa è la realtà di questo paese.
Comunque, Massimo, il centro-sinistra si sta riorganizzando in questi ultimi periodi, tant'è vero che il 27, tra qualche giorno, ci sarà proprio qui nella Valle del Fino, a Castiglione, un incontro promosso dall'Ulivo, dalla Margherita, questo nuovo soggetto politico che si sta facendo strada, e dagli altri partiti di questa coalizione, dove ci sarà la presenza straordinaria dell'onorevole Franco Marini e del presidente della provincia di Teramo, con tutti i rappresentanti della regione Abruzzo, naturalmente di centro-sinistra. Quindi significa che forse l'interesse di questa parte politica è maggiore verso le nostre zone che di quelli di centrodestra che governano questa terra, la regione Abruzzo. Ma guardi, io ho una stima non di Marino perché lo conosco da quando facevo il sindacalista, per cui non ho nessuna fiducia, perché non dà fiducia agli italiani, non può, è impossibile, insomma, anche se un nostro corregionale, un nostro abruzzese, però politicamente per me è fallito, per Massimo. Insomma. Per quanto riguarda Cerullo, un grande professore, un grande scrivatore, bravissimo, non gli manca niente, però il fatto che ha capitato nel centro-sinistra, ecco perché è stato battuto, perché il popolo non è di sinistra nella zona, ma è più di destra, e allora il fatto del professore è stato bocciato. Per quanto riguarda il seguito, mi chiede degli amministratori attuali qua in questo paese, si può ripresentare, siccome ha amministrato bene nel passato, ha distrutto tutte quelle opere che ci stavano, tutta quella architettura che trovavano la zona, una fontana vecchia, una torre medievale, una fontana di 100 anni, l'ha distrutta, mi chiede, non finire, figuriamo se si possa ripresentare. Se hanno il coraggio di ripresentarsi, è amministrata bene, la se che si ripresenta al popolo. Perché penso che il popolo non crede che le sosterrà, quindi la bocceranno dal momento in cui si presenteranno, mi chiede, e faranno la fine, ripeto, dell'OCA. Quindi la gente dovrà scomparire per forza. È notizia di questi giorni che il presidente della provincia, insieme ai suoi collaboratori, ha inaugurato la bretella nel comune di Montefino, nella frazione di Villa Bozza. Molte sono state le polemiche per l'assenza così particolare dei sindaci della Valle del Fino, tutti i sindaci della Valle del Fino e il presidente della comunità montana. Un evento così importante per quelle zone, dove era necessario aprire questa bretella per le fabbriche che sono a ridosso della frazione, per l'ambulanza, i mezzi di soccorso che devono passare in maniera più spedita, eppure i sindaci non erano presenti. Vabbè, come te lo spieghi? Ma io stimo il professor Ruffini, presidente della provincia, è una brava persona, anche se è di sinistra, ma è un'ottima persona. Per quanto riguarda ai sindaci della Vallata, devo dire che non sono all'altezza nessuno di stare al porto in coccopo, perché non va... Fai di tutto il buon fascio? Ecco, fatto oltre che tutto il buon fascio, perché se tu hai da dire qualcosa al presidente della provincia, glielo dici lì di fronte al pubblico. Se si è comportato male, glielo dici di fronte al pubblico. Se è stato un cattivo amministratore, lo puoi distruggere di fronte alla gente. Quindi i sindaci, quando non vanno alle riunioni, non possono amministrare, perché non sanno amministrare. Perché quando il sindaco non va in una riunione dove si discute i problemi della collettività, quindi non può fare il sindaco. Perché se rinuncia a tutti questi inviti, quindi non può amministrare, perché non sa come si fa, come si porta avanti certi problemi. E oggi la riunione che fanno, non so, non sa mai fare. La regione domani invita tutti i sindaci. Per, non so, per alcune opere, per alcune cose, come si devono comportare, come devono fare, non so, certe perizie, certi progetti, diciamo. Quindi il sindaco non va alla riunione, come fa a amministrare? Questo è grave, un sindaco che non va alle riunioni è grave. Quindi tu sai cosa, o il sindaco soffre di inferiorità e non è all'altezza, e allora non può fare il sindaco se ne deve andare. Se vuole fare il sindaco delle pupazzette, delle marionette, allora tutti quanti possono fare i sindaci. Ma il sindaco non deve stare mai fermo, il sindaco deve girare continuamente.
per amministrare i siti deve stare sempre nel comune, perché una volta devo andare a Pescara, una volta devo andare all'Aquila, una volta devo andare a Roma, una volta devo andare in provincia. Quindi, se vuole amministrare, questi sono i compiti dell'amministratore, altrimenti non può fare il sindaco, se deve stare dentro a casa, deve andare a casa sua, non può rappresentare il popolo perché non è all'altezza. Proprio oggi abbiamo visto che i lavori del ponte della frazione di Piano di Sasso nel comune di Città Sant'Angelo hanno ripreso dopo tantissimi anni il via. Questo ponte, che sarebbe veramente di grandissima utilità per questa zona, per i molteplici mezzi pesanti che passano e che insomma potrebbero che percorrono ogni giorno questo pezzo di strada, sembrerebbero che si sono riavviati questi lavori. Certo, è una notizia per noi importante, speriamo che in poco tempo possiamo passare, attraversare quel ponte, così chiamiamolo, di dolori, visto che sono 20 anni che sta lì pronto. Ma vedi, questo ponte è veramente da tanti anni, abbiamo fatto tanti convegni, hanno partecipato il presidente della provincia, che attualmente sta nell'ufficio dell'ANAS, insomma, con le cose. Quindi è venuto quest'altro presidente della provincia attuale, quindi dice che, non so, c'era qualcosa di giudiziario, qualcosa che non potevano prendere provvedimento, eccetera. Però quelli che dovevano prendere provvedimento, sapeva, da volte per sempre, era la regione. Per cui anche di fronte al magistrato, gli dice: ma che vogliamo fare? Qui abbiamo un'opera che deve essere, insomma, aperto, mi chiedo, al pubblico, perché è pericoloso quel tratto di strada di sotto, è molto pericoloso. Infatti l'altro giorno passando ho visto una macchina fuori posto, insomma, che andava a finire sotto la scappata, quindi è molto pericoloso. Sì, gli incidenti sono all'ordine del giorno. Massimo, un'altra notizia di questi giorni: ci sarà un convegno proprio domani sera ad Elice sulla diga sul Fino. Un problema di cui si è sentito riparlare proprio in questi ultimi giorni. Un volantino nei negozi diceva: acqua, che fare? È un problema di stretta attualità, il problema della scarsa scarse risorse di acqua. Però come se lo spieghi questo convegno, invece di svolgersi a Bisenti, magari a Castiglione o ad Arsita, si svolga proprio ad Elice, fuori mano? E il fatto è che, siccome qua se ne è fatto tanti convegni sulla diga e non si è risolto nulla, e allora siccome comincia a interessare l'acqua alla Val Pescara, allora si sta dando da fare per avere l'acqua nostra, che anziché per l'irrigazione sarebbe meglio per bere, perché l'acqua che viene dalla sorgente del Fino è molto buona, è leggera, di fonte le cose, quindi è meglio, perché la nostra diga dovrebbe tenere una capacità di circa 38 milioni di metri cubi di acqua, quindi basta per tutta la Val Pescara e forse oltre, quindi potremmo dissetare molta gente. Ora, se a Pescara interessa l'acqua, la diga si farà, se non interessa Pescara, la diga non si farà né mai. Ma tu ormai da tanto tempo ti occupi di questa problematica, credi che si farà in breve tempo, ci sarà la possibilità, oppure è un progetto ormai tramontato? Le opere si fa, o si fanno adesso o non si faranno mai più, perché fra 3 anni non ci saranno più una lira. Quindi se si realizza in questo arco di tempo, riusciamo per la strada, per la diga, se riusciamo a farla adesso, ebbene, se non si farà più. Io mi auguro che Taci, così sensibile alle cose, che un giorno deciderà: prendo la macchina, voglio andare a Bisenti, voglio parlare con qualcuno per vedere come sta questa situazione, mi voglio interessare di persona. Io mi auguro che questo presidente, una bella sabato sera, dice: beh, voglio andare a Bisenti, mi puoi telefonare, sono pronto, andiamo a cena, mi offro io e non se ne parla più. Quindi, cara Taci, quindi io ti aspetto a braccia aperte, anche perché io ho un passato dalla destra dal 1948, quindi ti aspetto se vuoi venire quanto prima. Quindi è un appello, ma noi di queste problematiche sul tappeto, due in particolare, la viabilità nella Val Fino
e nella diga sul Fino, ne parliamo in questa emittente molto spesso. Però forse alcuni telespettatori potrebbero scocciare, annoiare di fronte a queste tematiche, perché ne parliamo spessissimo, però sembrerebbe che se ne parla tanto, ma di fatti concreti poi se ne vedono molto pochi. E questo è un dramma per queste zone che perdono ogni giorno centinaia e centinaia di cittadini, di abitanti, alla faccia del recupero delle aree interne, come dice Pace. Io confido molto e ci credo, se l'onorevole Sospiri si impegni di prima persona assieme a Giovannino Pace, porterà Lunardo qua sulla zona, noi riusciremo a fare tutto, perché quando vedrà le cose come stanno, perché l'unica diga che sta a posto, perché domani le appalta, dopodomani può partire i lavori, è a postissima, la diga è pronta per tutto. Quindi mi auguro che questi tre politici si decidono, si incontrano, vengono qua a portare questa bella notizia e il popolo rinasce. Perché ci sarà lavoro per 400-500 persone, sia per l'ingranamento, sia per le condutture, sia per fare il lago, sia per le cose, ci saranno tanti operai a non finire. Quindi ci sarà un rientro, un ritorno di monete che fa paura, per cui se vengono questi grandi uomini politici sarebbe la casa più bella. Ma dipende sempre, perché dal presidente della regione Giovannino Pace assieme a Nino Sospiri. Però fino ad ora sembrerebbe che l'unico ringraziamento vada fatto al presidente della provincia di Teramo, Claudio Ruffini, che è l'unico che ha speso dei fondi per questa zona. Addirittura nei patti territoriali, 20 miliardi circa previsti per le infrastrutture, 13 sono stati dedicati completamente a questa zona. È vero. Devo dire veramente che si è interessato. Michele, assieme a lui si è interessato Gigino Tostiglio, che non posso dirlo perché assieme a me si è interessato veramente. E siamo riusciti veramente a portare la strada al punto di partenza, è stata appaltata la bellezza di 12 milioni mi pare, 12 miliardi e mezzo di là, 13 miliardi di qua, dal cimitero di Castiglione fino ai confini di Erice, mi pare, quindi dovrebbe tagliare per raddrizzare questa strada, per fare la strada sicuramente veloce verso Pescara, perché ci interessa spesso lo sbocco Pescara, come interessa a noi, interesserà tutta la montagna, perché dallo sbocco fino a Pescara, perché noi pratichiamo per questa strada, perché ancora nessuno riesce a capire l'importanza di questa strada. Io mi auguro, Michele, che questi politici una volta per sempre dirà: finalmente siamo riusciti a finanziare questi lavori, perché Dante altrondo, perché loro devono pensare, i politici devono pensare anche a questo, perché devono rimpopolare i comuni interni, perché se vogliono stare tranquilli e vogliono vivere più facile, perché bisogna rimpopolare l'interno, perché gli amministratori interno, perché i comuni, se non si può tenere 300, 500, 1000 persone, perché il comune costa centinaia di milioni. Se i comuni non si rimpopolano, non facciamo questa politica, è sbagliato, perché tutti in città ma per fare che cosa? Tutti in città. Quindi la gente sta uno sopra l'altro, non riesce a dormire, perché poi lo spazio di Pescara è quello che è. Lo spazio là, quindi cerchiamo dalla costa e li fanno risalire verso l'interno. Che poi una volta fatta la strada, quindi non è qui, già che 10 minuti, un quarto d'ora sta sulla Adriatica, quindi non è che ci vuole, un arco di tempo ci vuole 5 ore, 10 ore per arrivare, poi è brutta, ma una volta fatta la strada, quindi stando a Bisetti, stando a Pescara è la stessa cosa. Massimo, sì, la regione parla ogni tanto da 2 anni a questa parte, da quando il consigliere Rocco Salini ha subito quei problemi di carattere legale sulla sua incandidabilità o ineleggibilità, di ritorno alle urne nel prossimo anno. La sinistra, tanto è vero che si sta riorganizzando con il coordinatore della Margherita, professor Luciano D'Alfonso, sembrerebbe lui il nuovo cavallo corridore del centro-sinistra, che potrebbe battere davvero Giovannino Pace, l'onorevole presidente,
E tu come vedi questa situazione? C'è la possibilità che si possa tornare alle urne? Io mi auguro che penso, no, lo penso di no, io mi auguro di no, che alle urne che dovrebbe finire la legislatura che segue. Quindi io mi meraviglio che noi abbiamo fatto tanto, abbiamo dato tanto a Rocco Salini, ma Salini a noi non ci ha dato niente. Ci si è tagliati fuori dal distretto sanitario, ci ha tagliati fuori dalla strada perché vuole fare la strada faraonica, e noi l'abbiamo riportato qua. Perché vuole fare le opere, colossali come faceva Andreotti ai suoi tempi, o gli amici Andreotti che facevano i porti, gli aeroporti, dove stava la gente, dove stava l'acqua. Quindi finalmente stiamo facendo i lavori che è utile a tutti, costa meno, e riesce a ricostruirli, a farlo. Rocco Salino a noi non ci ha dato niente, gli abbiamo dato e non ci ha dato niente. Quindi lui deve fare in prima persona, deve dire: questo paese mi ha dato, mi ha rilanciato quanti democristiani lo cacciarono fuori, noi l'abbiamo rilanciato con la spiga del 70, vedete, dal 70 in poi è diventato l'uomo più grande. Però lui a questo paese non ha dato niente, non so che cosa ha fatto questo paese. In questo momento io lui... nonostante che l'ho votato pure quest'anno, l'ho fatto anche votare, perché se non ero io, quei 75 voti, 76 voti, no, 76.000 voti non li prendevo. Li prendevo quando l'ha presa la Castellana, tra i 73.000 e rotti voti. Quindi non è che anche l'ha presa, ha preso gli stessi voti. Quindi io mi sono dato da fare per tutte le parti, per tutti gli amici che ho in tutta la provincia, ho girato tutti i comuni a ciò che portassi i suffragi al nostro partito. E di fatto ci è venuto. Ecco, a proposito di rappresentanti in Parlamento, sono due i nostri rappresentanti, esatto, di maggioranza, uno invece di questa valle di minoranza, Salini per la Castellani per il centrodestra e Marini per il centrosinistra, per quanto riguarda la Valle del Fino. Altrimenti noi avevamo l'onorevole Cerulli, che però non è riuscito a raggiungere il quorum per il seggio, per far scattare il seggio. Due rappresentanti comunque di indubbio spessore professionale, Rocco Salini e la Castellani, che però devono dimostrare al Senato e alla Camera di saper far valere le voci di questa zona, della provincia di Teramo. Vabbè, siccome sono ancora facendo giorni questi, a Berlusconi hai dato 100 giorni di tempo ai ministri e ai sottosegretari di creare qualcosa, come loro non rivestono nessuna carica, però mi chiede, quindi come quando tra noi, tra gli amici si dice: guarda, per favore cerca di farmi un favore per quell'amico. Quindi stando lì, quindi sia la Castellana quanto Rocco Salini, tra i colleghi può benissimo cercare di spingere, di far fare qualcosa. Quindi che la buona volontà ci vuole, se ci sta questo si potrà riuscire anche a fare qualcosa tramite loro. Ma se ci si impegna, però, fino a mo' non ho visto niente, perché la Castellana 5 anni non l'ha fatto zero, non si è fatto mai vedere. L'abbiamo votato, propaganda a non finire, però non si è fatto mai vedere. Io l'altro giorno ho telefonato al segretario, a Rabuffo, mi chiede: senti, cosa vogliamo fare? Dice: ma sta a letto, dice, è un mese che dopo che appena si rimette. Beh, io mi auguro che la Castellana appena si rimette, io l'aspetto, perché sono io interno della destra della vallata, non della vallata, di tutta la vallata, perché io sono la destra, non ci stanno altri che di destra, perché sono tutti pagliottisti, vecchio trombone di un tempo. E questa è la realtà, perché la gente credono di fare che cosa, per camuffarsi o per fare qualcosa, vi segue tutti in rallaccio personale. Ma a proposito di centrodestra qui di zona, sembrerebbero che invece sono altri i rappresentanti, i segretari, per quelli che si professano tali, giovani e meno giovani. Anche il sindaco dice di essere lui il re del centrodestra, il capo stipite. No, non mi risulta affatto, perché ha ereditato quello che era da un tempo. Non mi va proprio di parlare di quest'uomo, perché non merita niente. È meglio lasciarlo nel cantuccio, senza discutere, per cui non vale una cicca. Quindi tutto, ti parla tutto lo staff, perché è stato là esclusivamente per prendersi quei 4 soldi, come quando prenderai quei ladruccoli di polli o di briccioli che vanno lì, così questa gente che amministra questo paese.
da lì per prendere quei 4-6 centesimi, ma senza fare nulla. E chi sta a fare? Eppure loro dicono di aver fatto molto per questa cosa. Non vedo ancora niente. Quindi, hanno scritto dei appliance. Ma voi state con me, questi bisenti, perché conoscendo tutta la zona come la conosco io, vedete che cosa è stato fatto. L'amministrazione precedente ha rovinato quelle che ci stava di bello, quindi questi qua non hanno ancora riuscito a fare nulla. Questi hanno 4 assessori, quindi il lavoro è in tempo. Sì, ora fatto, non so, qualche mutuo per l'impianto della luce, che aggravate ai cittadini, li paga i mutui, li paga i cittadini. Non è che li paga gli amministratori, ha avuto finanziamento dallo Stato. Lo Stato non ha avuto, ne ha dato mai una linea di finanziamento. Quindi tutte quelle cose che sta facendo, quelle piccolette, sono tutte mutui che sta facendo. Che pensa sulle spalle dei cittadini, questa è la realtà delle cose. Comunque, Presidente, tra qualche mese si tornerà a votare in questo comune, uno dei pochi comuni della provincia in cui si voterà, e sembrano che già i movimenti sotto banco ci sono, sì, tutte le sere. Si incontrano, ma io seguo, non è che... Riunioni, ciuci. Tu cosa stai portando avanti? Progetto politico? Io porto il mio, perché... E sto preparando una lista che veramente è utile, è capace di poter amministrare. Perlomeno conoscerà gente, quando riconosco io, benissimo, può andare a Roma, va tranquillo, perché può andare da un ministro, da un sottosegretario, perché è all'altezza. Perché sto cercando tutti di mettere uomini all'altezza, che ha la capacità. Insomma. Molti ti chiedono di scendere tu in campo e candidarti al sindaco. Molti cittadini, io lo sento spesso. Sei tu disponibile in prima persona? Io no, perché ormai ho la mia età, non me la sento più. Perché poi mi dovrei fare un autista personale per farmi trasportare, farmi portare in tutti i ministeri. Quindi allora, meglio insomma lasciare il campo agli altri più giovani, ma che è all'altezza di poter risolvere il problema veramente. Ma tu comunque sei popolo, sei intelligente. Questa volta dirà veramente, ci uniamoci per rifare, rinascere questo paese, e questa è la fortuna di questo paese. Mi chiede, possiamo veramente contarci su qualcosa? Anche però il centrosinistra si è organizzato, sembrerebbe che ha fatto quadrato sul nome di un personaggio poco conosciuto politicamente, non si è mai candidato, però sembrerebbe addetta... Io Gigi D'Astiglio lo stimo, per cui... Si è fatto, perché lo fa senza proprio interesse, lui rinuncia proprio allo stipendio al comune, lui ha detto che io, se non sono capace di risolvere il problema, non voglio i soldi del comune, non lo voglio, e con me dovrà rinunciare tutti gli assessori che stanno con me. Questa è la realtà delle cose. Quindi se lui riesce a realizzare il problema, dice benissimo, allora di quei soldi li avrò per le spese, per i viaggi, per andare a Roma, per andare all'Aquila, che segue. Il resto, dice, se no, non li voglio, non lo prendo. Massimo, in questo periodo, in questo particolare comune, Bisenti, c'è stato una rivitalizzazione del commercio. Molte attività hanno ripreso a lavorare intensamente, molte attività hanno aperto, nel centro storico, e anche delle case disabitate sono state... riacquistate per investimento. Significa che qualcuno comunque sta ricominciando a puntare su Bisenti, la Valle del Fino. Sì, difatti loro ci credono alla nuova amministrazione, perché se sta spendendo qualche soldo, perché si sta preparando, sta pensando proprio che Bisenti rinasce, che Bisenti ritorna a rimpopolarsi, a creare dei problemi, e questa gente si preparano per ricevere tutto questo movimento di persone. Quindi io mi auguro che effettivamente sia questo, sia per la nuova amministrazione, sia per poter realizzare qualche posto di lavoro per la gente, per far rinascere questo paese, questi qua si sono precipitati e mi dicono, non fanno come gli amministratori passati, perché ognuno sta, quello perché fa il commercialista, perché sta aspettando le rettarelle che gli porta la contabilità, perché quell'altro sta aspettando, che succede quell'altro. E sta facendo tutto questo gioco, e questi sono gli amministratori che teniamo oggi. In questo momento ci troviamo all'interno del club Over 50, di cui tu sei presidente, sei stretto collaboratore e collabori molto spesso per attività di vario genere, e allestita una mostra fotografica
sulla scorsa edizione della Festa dell'Uva e del Vino Montonico, la 26esima, ma tra qualche giorno ci sarà la 27esima edizione, una grande manifestazione organizzata poi da un ente, la Proloco, di cui sei stato tu artefice e maestro. Va bene, questa la creammo mi pare nel 72, questa Proloco, e allora ha funzionato veramente, abbiamo creato dei movimenti, quindi con l'estero, quindi è stato un movimento di qua gemellaggi a non finire, è stato bellissimo. Da quando ci siamo andati, quindi c'è stato un tracollo totale. Quindi, mi dicevo prima, mi sfugge qualche cosa? La Festa dell'Uva. Ah, la Festa dell'Uva, questa è nata, questa Festa dell'Uva nel 1935, durante il 20 fascista. Si è ripreso appena dopo la guerra, vedi, ormai stiamo al 27esimo anno, vedi, è bellissimo, quindi io invito tutti gli amici a venire a visitarci, perché rimarrà contento, perché è l'ultima festa dell'anno, è l'ultima festa popolare, vedi, in tutta la provincia che si fa in Abruzzo. Diciamo. 81 anni. 81 anni, sono nati. Complimenti davvero, sembri un giovanissimo, a detta di tutti i cittadini, di tutte le belle donzelle che ti ronzano attorno molto spesso. Tu hai citato adesso un gemellaggio con l'Ungheria. Le ungheresi, quando ti vedevano, vedevano in te davvero una persona straordinaria, un uomo, un amico, un amante e tant'altro. Come te lo spieghi e come ricordi quei giorni? Ma è vero, perché quando sono venuti qua l'ho trattato da signore tutti. E quando sono andato là mi hanno cercato ovunque, perché sembrava che fosse un paesino, non so, di 100 abitanti, perché la voce si spargeva subito e ci è arrivato Massimo, no? Tutti quanti partivano, quelli che si prendevano a parte, che volevano che riempissero le loro case da tutte le parti, quindi. D'altronde, se semini bene raccogli, se semini malamente non raccogli niente, questa è la realtà delle cose. Massimo, tu hai fatto un lavoro molto singolare che ti ha portato a girare tutta la provincia, molto spesso tutta la regione. Forse è questo motivo che ti porta ad essere conosciuto così in tante zone della provincia di Teramo, da tutti sì, i personaggi. È vero, mi ha aiutato molto. Difatti, molti personaggi non ci stanno più, hanno andato al mondo della Luna, il mondo è più bello. Vedi, qui c'è al mondo di là che si sta meglio, vedi, tanti amici, tanti personaggi sono scomparsi, veramente, gente che mi portava, ma in gloria tutti quanti, insomma, vedi. Però tu ricordi ancora che quando passavi lungo il corso di Teramo eri sì, molto, molto rispettato, no? Sì, difatti, molto spesso dei tuoi compaesani mi suggeriscono, dice Massimo, quando passavo lungo il corso sempre con personaggi di alto livello, sottosegretari, ministri, quando arrivavano lui era il punto di riferimento. Come mai? È vero, perché non mi ricordo questi per tutti i personaggi di Teramo che io avevo conosciuto, vedi? È stato qua, siamo andati a prendere la briglia, quando mi incontravo mi salutava, si cacciava il cappello. Lo stesso, mi ricordo un solo particolare, il presidente del tribunale ad un tempo, un certo Contaleo, vedi, si alzava sotto i portici quando mi vedeva per venire a salutare, solo per cui aveva stato un paio di volte a cena. Vedi, quindi io molte volte rimanevo proprio di cose, mi si mortificavo perché un personaggio del genere, perché lo vedevano qua, perché mi dai saluti a casa, quindi volentieri, quindi, ma veramente questo personaggio mi ha aiutato a vivere, mi ha aiutato, proprio se oggi vivo lo devo veramente a tutti questi personaggi. E certe volte, insomma, ti facevano anche commuovere questa dimostrazione di affetto da personaggi che hanno fatto la storia anche della provincia, ma anche dell'Italia, Almirante, Togliatti, Fili, tutti i personaggi con cui ho avuto un stretto rapporto. Ma infatti Almirante veniva a prendere il cappello, quando veniva a Teramo, veniva, aspettava che arrivassi io, mi si metteva sotto il braccio e andava a prendere il cappello da fumo. Perché tutte le volte che Almirante veniva a Teramo a fare il comizio, andava a prendere il caffè a fumo. E poi, quando siccome a quei giorni, il nostro partito, non perché, sì, era sentito, perché la gente, però poi non ci votavano, per cui votavo solo Scudo Crociato.
Allora, quando stavo a Teramo, andavo a piedi all'Almirante, quindi ci metteva piano piano la gente si chiude perché per chiudere quel vuoto sotto al palco. Vedete, quindi facciamo questo gioco. Vedete? Perché se no ci rimaneva sempre un vuoto quando l'Almirante parlava, quindi allora dico per evitare questo vuoto nel palco perché bisogna. Allora l'Almirante mezza la gente, vedete? Quindi siamo arrivati là, poi la gente si ferma. Vedete? Amicizia ed affetto con questi grandi personaggi, ma a volte anche scontro politico diretto. Ricordiamo gli scontri famosissimi con Marini, con Gaspari e con tanti altri. Io Marini l'ho trattato malissimo, no? Lo votai, io stavo allora nel sindacato nella CISL e l'andai a votare per fare tra lui e Carmite, votai per Marini, però non l'ha meritato, mi sono trovato pentito per la votata perché come sindacalista non mi ha soddisfatto e come politico nemmeno, perché l'ho messo, gli do il coso del Ministero del Lavoro, mi chiede, è stato un fallimento per Marina, quindi che devo pensare, quindi quando un ministro non riesce a realizzare, non riesce a fare, per cui per me non mi dà nessun significato. Mentre Gaspari? Perché Gaspari è stato un filone, perché Gaspari è stato, anche se io ero contrario a vederlo, perché io ero di destra, quindi io del Movimento Sociale Italiano, lei che mi piaceva, però. Io ho discusso pure con Gaspari più volte con l'indicato che porta la strada, sempre questo, ma se io litigo sempre per la strada, ma dico ma al 2000 mi chiedo andiamo ancora la strada che ci vuole un'ora per andare a terra, ma scusate, io ho litigato allora, ho litigato dopo, sto litigando pure adesso, finché non risolvo questa strada io litigo sempre, speriamo che il Padre Eterno mi dia lunga vita ancora per poter litigare ancora. A proposito di lunga vita, io rimango affascinato dalla tua veemenza, dalla tua foga, dalla tua così presenza autoritaria, ma vogliamo ricordare ai telespettatori, tu negli anni, pochi anni prima della seconda guerra mondiale, eri già un giovanotto, quindi hai vissuto quegli anni. Com'è cambiata l'Italia, il mondo, dagli anni prima della guerra ad ora? Cose che ti colpisce guarda, e ti rammarica di questo mondo? Devo dire veramente, mi dispiace a dirlo, ma lo devo dire. A mezzo giorno mi dà una malinconia, perché vedo scorrettezza e maleducazione ineducati, e forse no, l'educazione non gliela può imparare i padri, perché forse è stato quel periodo di tempo dal 67, 68, 70, forse è stato quel periodo di tempo che i genitori non l'hanno imparato loro, l'educazione non l'ha potuto dare nemmeno ai figli. Oggi vediamo, torniamo all'alcolismo un'altra volta, quindi la gente con le bottiglie di vino o di birra stanno sempre a bere di seguito. I giovani a fare questo lavoro non mi dà più credito, non li stimo più, sono pochi quei ragazzi che io voglio bene, sono pochi. E li vedo, molti giovani sono educati, sono corretti, ma l'80% per l'amore di Dio, penso sempre alle cattive cose, penso chissà dove voglio arrivare, vogliono sempre i soldi senza sapere come si guadagna, ma come si può fare insomma? Dalla seconda guerra mondiale, evento tragico veramente che ha sconvolto il mondo e l'ha cambiato, a molti eventi particolari come la nascita della Repubblica, tu hai conosciuto il periodo monarchico con Mussolini, poi la Repubblica, i primi presidenti, i grandi presidenti, fino poi ad Scalfaro, e attualmente Einaudi, ma tutti quanti Saragat. Pochi giorni fa, l'11 settembre, è accaduta una cosa davvero terribile per il mondo intero, l'attacco di terroristi all'America, alle Torri Gemelle, a New York. Come hai vissuto quegli attimi e cosa succederà ora secondo te? Ma guarda, per me è stato un pianto vedere, perché ma anche nelle guerre si perde 40.000, 50.000 persone, ma anche nelle guerre, vedete, quando si è fatta la guerra si perdeva molte ore, vedete, quindi è stato uno strazio veramente, vedete, eppure noi abbiamo gli uomini più all'altezza, che ha più capacità, le nostre forze dell'ordine, il nostro spionaggio e controspionaggio è di superiore a tutte le polizie. Mi sembra strano che abbia sfuggito ai nostri, mi chiedi, i servizi segreti. Un fatto del genere mi sembra strano.
L'America, io l'ammetto che posso sfuggire perché sono troppo giovani, insomma, sia la CIA quanto la FBI, sono giovani, mi segue. Ma noi che abbiamo una polizia efficiente, mi chiede, la nostra polizia è di superiore a tutte le polizie. Bene, ha più capacità, mi chiedo, specialmente l'ho messo lo spionaggio, il controspionaggio, eccetera. Abbiamo un corpo veramente specializzato. Tu che la guerra l'hai vissuta, hai paura No, ne ho ora, fatto 6 anni. ecco, l'hai vissuta sulle tue spalle, hai paura ora di nuovo sentendo queste notizie? No, mi dispiace, ho paura pure. Ho paura pure, perché molte volte puoi capitare, mi chiede, guarda, ti ho messo una bomba senza sapere e tu ci capi dalla mezza, quindi come, che te lo dice? Che là, ha lasciato una valigia che uno l'ha dimenticata per casa e uno ce l'ha messa appositamente quella valigia con la bomba là dentro. Mi chiede, uno passa là e ci rimette la pelle, sembra bello, capito? Allora, è meglio che vai di fronte a uno che spara, perché hai la possibilità di sparare prima di tu, perché ti puoi salvare, ma a quelle condizioni come fai a salvarti? E niente, Posso bisogna, capire. no, bisogna, questo, due sono le cose, per me stanno creando un problema a non finire, sì, contro i criminali, eccetera, però due sono le cose, ho bisogno della sala suono, quindi tutti quanti, allora c'è la probabilità che finirà il dopo, se no come vai? I musulmani ne sono, neanche negli 100, 200, 1000, Però in mezzo a quella gente ci sono anche bambini e ma donne. appunto, ma altro che deve fare? Allora lasciamo stare, non deve parlare più. Allora, mandate la polizia segreta, mi chiedete, cercate di rintracciare tutta la delinquenza, tutte le cose, quindi va là e fate la perla, che non è ragione. E questa è l'unica alternativa, perché se noi andiamo alla caccia di quello, dove stanno lì? Andiamo a buttare le bombe? Buttare le bombe dai schegge. Quindi ammazzano gli innocenti, perché i colpevoli se li si nascondono, non li trovi. Se invece mandiamo lo spionaggio, il controspionaggio, alla caccia di questi signori, non poteva fare come abbiamo fatto all'Iran, con Saddam, il re Hussein, non possiamo fare come quelli, andiamo a fare un bombardamento e lo lasciamo. Noi dobbiamo fare un bombardamento finché quando lo uccidiamo, là. Quindi dobbiamo prenderlo, quindi mettere in bacio al muro, allora è finita. E se noi facciamo una rappresaglia e quello lì lo lasciamo in piedi, domani rifare lo stesso lavoro che ha fatto oggi, forse peggio. Questo dobbiamo risolvere una volta per sempre, quindi si resta al suolo e non se ne parla più. Cerchiamo di srammedizzare, cambiamo discorso e ci avviamo alla conclusione. Massimo, tu sei stato anche un grandissimo, lo sappiamo, sei stato un grandissimo Don Giovanni, un grande amatore e hai avuto migliaia e migliaia di donne che ti hanno fatto la corte e che ti hanno fatto trascorrere dei bei momenti, dei bei ricordi. E proprio stamattina tu ricordavi una persona a Befalo, una tua amica. Come ricordi quelle persone con affetto, con malinconia? Ma con anche grande Ma soddisfazione. sono trascorsi tanti anni, perché dal 1938, perché immagino, oggi stiamo al 2001, andiamo fino al 2002, sono passati tanti anni, ma tanti, tanti, ma molti non ce ne stanno più, molti mi chiedono, lo rivedi, Come le conquistavi, Massimo? vedi? No, non è che loro conquistavano me, non è che io conquistavo loro, e quel giorno mi arrivavano tanti quelle lettere che non finite, mi ci volevano due segretari per rispondere a tutti. Ma dico che facevano una fila per te. Sarà stata il tuo charme, la tua educazione, il tuo sorriso affascinante. Guarda, lo devo dire veramente, se mi trovo o non mi trovo, lo devo veramente dire al senso debole, che mi ha aiutato a resistere, a vivere veramente, insomma. Chiudiamo così, Massimo. Tu cosa ti auguri per la Valle del Fino e per Io la mi tua Bisertica? ripeto un'altra volta, faccio un appello un'altra volta al Presidente della Regione, a Nino Sospiro, mi chiede di portare Lunardi qua sul posto a fargli vedere l'impianto, come si deve fare, come non si deve fare. Solo allora mi chiede, sarà la gioia di questa vallata. Quindi il tuo cuore, il tuo pensiero è rivolto alla viabilità, Ma noi alla alla strada. strada, prima della diga, Fino a Comano. la fine umana. Grazie Massimo Grazie. per la tua disponibilità. Tanti bene. Eccola. Complimenti. Complimenti Massimo. Chiudi.
Vediamo che...